Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Look for More. In questa puntata parleremo della Facoltà di Bioscienze e Biotecnologie. Abbiamo intervistato il preside, il professor Sergio Ferrari. Unica nel panorama universitario nazionale, la Facoltà di Bioscienze e Biotecnologie è stata istituita nel novembre del 2004 con lo scopo di riordinare e aggregare diversi corsi di studio sulle scienze della vita e le relative tecnologie di ricerca. È una facoltà che unisce due aspetti rilevanti. Il primo aspetto è quello della biologia, no? E la biologia ha una tradizione culturale molto importante che è data da parecchi anni, da parecchi decenni, con una tradizione culturale sui sistemi biologici e su tutte le informazioni di base di biologia. Biotecnologie si è inserito in quanto le biotecnologie sono l'aspetto applicativo della biologia, cioè l'utilizzazione dei sistemi biologici per produrre beni e servizi, quindi un aspetto applicativo importante. Obiettivo fondamentale della Facoltà di Bioscienze e Biotecnologie è di formare i giovani laureati preparati, oltre che culturalmente, anche professionalmente. È organizzata dal punto di vista didattico in due corsi triennali, lauree triennali, uno di biologia e uno di biotecnologie, e un certo numero di lauree magistrali, in particolare una per biologia e due per biotecnologie, che sono biotecnologie mediche e farmaceutiche e biotecnologie industriali. Ora, il punto fondamentale è che è una laurea professionalizzante. Gli studenti che escono dalla Facoltà di Bioscienze e Biotecnologie, oltre a sapere, dunque, debbono anche saper fare. Ed è per questo che abbiamo un'organizzazione di laboratori che è molto importante, sia per la biologia che per le biotecnologie. Anzi, negli ultimi due anni abbiamo lavorato molto per rendere questi percorsi formativi omogenei per tematica, e questo facilita gli studenti nello sviluppo di una tesi sia di primo livello che di secondo livello. Questo è un aspetto rilevante perché abbiamo preso le cose più caratterizzanti ovviamente dell'attività di ricerca, quindi si va dalla medicina rigenerativa alla medicina molecolare, alle neuroscienze, alla biologia evoluzionistica, alla biologia ambientale, alla bioinformatica, alle nanoscienze, nanobiotecnologie, quindi con dei percorsi di laboratorio finalizzati. Fondamentale per gli studenti anche la possibilità di esperienze all'estero. Abbiamo cercato di favorire l'entrata dei nostri studenti nel programma Erasmus, no? Quindi fargli fare esperienze anche all'estero, in tutta Europa. Gli sbocchi occupazionali sono favoriti dai tirocini formativi e dagli stage da svolgere presso aziende pubbliche e private. Abbiamo censito anche tutta una serie di industrie legate alla biotecnologia, ma anche alla professionalizzazione del biologo, che prevedono stage ad esempio in industrie locali, no? Tipo biomedicale, tipo azienda sanitaria e così via. Quindi questo è un punto rilevante dell'organizzazione. Ci troviamo all'interno di un laboratorio di ricerca di base nel Dipartimento di Biologia. Qui si studia la funzione dei geni nello sviluppo embrionale. Tra i laboratori del Dipartimento di Biologia Animale, di notevole rilevanza quello del gruppo di ricerca che si occupa dei geni con Homeobox, regolatori della trascrizione durante lo sviluppo e la determinazione del fato cellulare. Il laboratorio si occupa dello studio di una serie di proteine che appartengono a una famiglia di geni che controllano, diciamo, lo sviluppo delle varie regioni del corpo durante lo sviluppo embrionale. Quando questi geni subiscono delle mutazioni e quindi la loro funzione viene alterata, quello che succede è che si possono avere sia da una parte delle malformazioni congenite nello sviluppo e dall'altra parte anche, ad esempio, sviluppo di tumori. Allora, in particolare le nostre attività, le attività del nostro laboratorio sono dirette allo studio di questi due aspetti. Gli studi attualmente in corso sono incentrati sulla caratterizzazione funzionale di determinati geni che causano malformazioni negli arti e alcune forme di tumore.
Quindi ci sono delle patologie come ad esempio la simpolidattilia, che è una patologia che colpisce, diciamo, lo sviluppo delle dita della mano. E quindi se alcuni di questi geni sono mutati, quello che si può avere è sia dita sovrannumerari, quindi dita in più, oppure anche fusioni tra le varie dita. Poi c'è anche l'aspetto cancro, ovviamente, nello studio di questi geni, perché appunto essendo questi geni degli importanti regolatori dei processi cellulari, nel momento in cui questi geni vengono a essere mutati, quello che può succedere è che si ha lo sviluppo di tumori. Perché questi geni appunto controllano una serie di altri geni a valli che hanno a che vedere con la proliferazione delle cellule, quindi con la crescita delle cellule. Quindi se questi geni vengono mutati, quello che può succedere è che appunto le cellule crescono in maniera abnorme, dando luogo a dei tumori. E questo è un altro, diciamo, branca delle nostre ricerche in cui ci stiamo occupando di un gene in particolare che subisce una mutazione a causa di una traslocazione cromosomica e che quindi si attiva e causa delle leucemie di tipo mieloide. Il Centro di Medicina Rigenerativa Stefano Ferrari si occupa di ricerche biotecnologiche partendo dalle staminali adulte. Ce ne parla il professor Michele De Luca, direttore del centro. Il Centro di Medicina Rigenerativa Stefano Ferrari è operativo dall'ottobre del 2008. È intitolato al primo preside della Facoltà di Bioscienze e Biotecnologie. Finanziato interamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, è un centro di eccellenza nel panorama della ricerca internazionale sulle cellule staminali epiteliali e sulla loro applicazione clinica in terapia cellulare e terapia genica. Il Centro di Medicina Rigenerativa si occupa sostanzialmente di coltivare cellule staminali adulte e in particolare le cellule staminali epiteliali, quindi parliamo di pelle, cornea, congiuntiva, uretra, per la rigenerazione di tessuti danneggiati, sia in protocolli di terapia cellulare che di terapia genica, cioè per la cura di malattie genetiche, per esempio della pelle. Gli obiettivi del Centro di Medicina Rigenerativa richiedono un'organizzazione interna particolarmente complessa. Il centro è molto complesso perché ovviamente c'è una grossa parte di ricerca di base, ovviamente essendo parlando di cellule staminali e parlando di università, c'è la professoressa Pellegrini che si occupa del coordinamento della terapia cellulare, c'è il professor Naviglio che si occupa della parte molecolare della terapia genica, c'è la professoressa Manfredini che si occupa dei marcatori molecolari delle cellule staminali, quindi sono tanti gruppi di ricerca che collaborano fra di loro con lo scopo di caratterizzare le cellule staminali epiteliali e di portarle in clinica. Tra le tante attività fortemente innovative del centro, anche la creazione di un'impresa per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di vari tipi di cellule staminali epiteliali per terapie avanzate in medicina rigenerativa. È un'azienda che si occupa proprio di gestire la struttura GMP, si chiama, complicata, per la preparazione delle colture per uso clinico e che serve a trasferire le ricerche di base fatte in laboratorio presso appunto l'applicazione clinica delle cellule staminali. Oltre alle terapie consolidate che riguardano l'epidermide e la cornea, gli sforzi nei prossimi anni saranno indirizzati su alcuni progetti specifici, quale per esempio l'uretra, la mucosa del cavo orale e la congiuntiva. Tra l'altro tutto in collaborazione anche con il Policlinico di Modena. Anche questa puntata di Look for More si chiude con la rubrica dedicata agli eventi e agli appuntamenti. Noi ci vediamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora.